Vediamo ora una panoramica delle principali funzioni del macro testo I3 e delle principali impostazioni. Partiamo innanzitutto da questa icona a forma di rotella che ci permette di impostare una serie di parametri iniziali. In questo caso, premendo la prima icona, possiamo andare a selezionare il tipo di sistema elettrico in esame, quindi un sistema TT, un sistema TN o un sistema IT, la frequenza di rete, la massima tensione di contatto ammessa, quindi 25 o 50 volt, e la tensione nominale del nostro impianto, in questo caso 230 volt. Confermiamo. Questa seconda icona ci permette di impostare il nome dell'operatore. Questa terza icona ci permette di impostare data e ora e formato europeo o americano. Confermiamo. Questa icona a forma di mappamondo ci permette di selezionare la lingua dello strumento, in questo caso italiano. Confermiamo. Quest'altra icona ci permette di abilitare o disabilitare il suono dei tasti e disabilitare lo spegnimento automatico dello strumento. Confermiamo. Quest'ulteriore icona ci permette di selezionare il tipo di parametri in base alla zona del mondo dove stiamo eseguendo le prove, quindi in questo caso Europa, e confermiamo. Alla voce I abbiamo la possibilità di avere alcune informazioni sul nostro strumento. Cliccando sull'icona Macro Test G3 ci verranno fornite tutta una serie di informazioni, quali il numero di serie, le versioni firmware di LCD e CPU, la versione hardware e l'ultima data di calibrazione. Torniamo indietro di un livello. Abbiamo due icone che riguardano gli MP57 e T2100, che rispettivamente sono due strumenti accessori che funzionano in sinergia con il Macro Test G3 e ci permettono di effettuare misure di loop ad alta risoluzione per gli MP57 o misure sui picchetti, su dispersori ausiliari senza necessità di scollegarli, quindi i nostri impianti di terra per T2100. E come ultima icona abbiamo quella di HT Analysis, e ci viene proposto un QR code che ci permette di scaricare l'app appunto HT Analysis con la quale per il nostro device iOS o Android possiamo scaricare i dati dallo strumento e fare le nostre elaborazioni. Andiamo a vedere quindi le principali funzioni dello strumento. Abbiamo il test di continuità, la misura di isolamento, la verifica dei differenziali, la misura del loop, la misura della sequenza fasi, la misura delle correnti di dispersione tramite la pinza ausiliaria, la misura di terra, quindi con questa funzione possiamo andare a verificare la resistenza di terra del nostro impianto col metodo voltamperometrico, quindi con i picchetti, e la resistività del terreno per appunto dimensionare correttamente il tipo di picchetto da utilizzare nel nostro impianto. Abbiamo la possibilità di fare l'analisi di rete sui sistemi monofase o trifase bilanciato. Accediamo alla seconda pagina. Qui abbiamo la possibilità, tramite delle sonde ausiliarie, di effettuare misure di temperatura e misure, di illuminazione, quindi con una sonda luxmetro. Abbiamo la possibilità di misurare la caduta di tensione sui cavi. E per ultimo abbiamo la sequenza automatica che ci permette di eseguire i test in sequenza di resistenza globale di terra, RCD e isolamento. Una volta che abbiamo eseguito le nostre prove e le abbiamo salvate, quindi tramite il tasto Save, premendo questa icona possiamo andare a verificare quali dati abbiamo salvati in memoria ed eventualmente richiamarli. Oppure, premendo questa icona a forma di computer, possiamo andare a scaricare i dati APC tramite il software in dotazione TopView. Sarà sufficiente collegare lo strumento al nostro PC tramite il cavo ottico in dotazione e porre il Macro Test G3 in questa modalità.